Insieme all'assestamento del bilancio comunale per il 2015, il Consiglio Comunale di Fano ha approvato il nuovo piano triennale delle opere pubbliche durante la seduta di lunedì 30 novembre. L'approvazione è avvenuta all'unanimità con la sola astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. I principali interventi previsti sono la realizzazione della nuova scuola di Carrara Cuccurano per 5.400.000 euro, gli interventi per la difesa della costa e la rimozione dei fanghi del porto di Fano. Rientrano inoltre la nuova pavimentazione della Darsena Borghese e quella di via Garibaldi nel tratto tra Corso Matteotti e viale Gramsci. Risorse importanti sono state individuate per la manutenzione delle scuole e dei palazzi comunali, primo fra tutti la Pinacoteca. Oltre a questi è previsto un piano per le asfaltature delle vie cittadine più pericolose. A larga maggioranza è stato votato anche un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta ad intraprendere ogni azione utile a fermare la ricerca e l'estrazione degli idrocarburi. Il gruppo del Partito Democratico si augura che si possa arrivare al più presto ai progetti esecutivi. Se il governo dovesse mantenere gli impegni presi, allentando cioè il patto di stabilità a quei comuni virtuosi come quello di Fano, per i consiglieri del PD sarà un 2016 scoppiettante. Questa mattina inoltre sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza dell'attraversamento del fosso degli Astienti sulla strada provinciale Flaminia in località Rosciano. Le operazioni ad un costo di circa 10.000 euro consistono nella pulizia e esportazione di materiali fangosi oltre alla vegetazione spontanea in eccesso in modo da ristabilire il deflusso regolare delle acque. Un intervento simile verrà attuato in fondo a Via Nobili, sempre a Rosciano, entro la fine della settimana. Verrà eliminato il materiale che ostruisce il passaggio idraulico sotto la vecchia ferrovia Fanno-Urbino. Via Nobili e Via Avogadro, infatti, sono spesso soggette ad allagamenti in caso di piogge abbondanti, provocando disagi ai cittadini e alle attività artigianali di quella zona.